Come ogni anno, la scuola primaria Mordani ha preso parte alle celebrazioni del Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Questa mattina gli alunni della Mordani hanno partecipato all'evento organizzato in memoria di Roberto Bachi, alunno della scuola nell'anno 1937-1938, deceduto ad Auschwitz. Nei prossimi giorni, all'ingresso della scuola, dove oggi è stata temporaneamente posta una piantina di primule, verrà posizionata la pietra d'inciampo per far sì che tutti gli alunni, entrando a scuola e tutti i passanti, possano per sempre ricordare ciò che avvenne durante gli anni delle deportazioni. Tra i presenti anche gli amici di Roberto Bachi, i suoi compagni di scuola nel 37. Tornare in questa scuola dopo tanti, tanti anni e per un'occasione così particolare, che emozioni si provano? Io non dico, vengo sempre molto volentieri perché rivivo i momenti di allora e non parlo mai in pubblico perché sono sicuro che se comincio a parlare mi viene da piangere e faccio una figura barbina. Comunque il discorso è proprio questo, di essere felice di essere stato colui che ha letto là, quella, nella lapide e di ricordare Bacchi perché è stato un compagno di scuola bravo, delizioso e amico proprio intimo. E i ricordi quali sono? Se non avessimo avuto ricordi non saremmo qui ora, no? Abbiamo vissuto con questo nostro compagno di classe un anno soltanto, perché dopo lui è andato via da Ravenna e il padre, essendo generale dell'esercito, era stato trasferito. Quindi, però quell'anno quell'anno insieme è stato un anno bellissimo. Ricordiamo questo bambino educato, questo bambino gentile, questo bambino bravissimo. E quindi dopo, quando abbiamo saputo passata la guerra, quello che era capitato, ed è stato Sergio qui che, passando dalla piazza Garibaldi, ha visto il suo nome, no? Su quella lapide che lì è attaccata al Palazzo delle Poste. Quando abbiamo saputo questo, abbiamo saputo anche che dovevamo fare qualcosa, no? E sì che ci siamo mossi, siamo andati dal direttore Gaudenzi e abbiamo detto: è assurdo che il silenzio copra una vita in un modo così tragico, e quindi vediamo quello che è possibile fare per restituirlo alla vita, a questo bambino. E così abbiamo fatto. Direi che un uomo alla fine della sua esistenza fa un po' un bilancio di quello che è stato il suo essere nella società. Per quello che mi riguarda, penso anche per Sergio, questo che è capitato da 10 anni a questa parte è una delle più grandi soddisfazioni che abbiamo avuto, perché abbiamo fatto quello che potevamo per riportare in vita nei modi possibili un bambino, e così è. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.